E veniamo all'ondata di maltempo nel Salento, allagamenti e traffico paralizzato anche a Brindisi, decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, disagi all'aeroporto e all'ospedale Perrino. Sulla situazione ci aggiorna Antonio Gnoni. Mattinata di duro lavoro per i vigili del fuoco in tutto il Salento. Centinaia le chiamate arrivate alla centrale operativa ed almeno 300 gli interventi effettuati. Strade allagate, cantine inondate, uffici ed abitazioni private sommerse d'acqua. I violenti temporali abbattutisi per tutta la mattina non hanno risparmiato quasi nessun comune della provincia di Lecce. Campi allagati, interi quartieri isolati a Copertino, frane e cedimenti stradali ad Ugento, sottopasso chiuso nel centro di Lecce e poi piccole e grandi voragini nel manto stradale in tantissimi centri del sud e del nord Salento. In un paio di casi c'è voluto l'intervento del carro attrezzi per estrarre due furgoni della Nettezza Urbana rimasti intrappolati alla periferia di Lecce. Numerosi gli allagamenti pure a Brindisi, dove è tracimato il canale Patri. Il livello dell'acqua è salito al punto da paralizzare il traffico in alcune parti della città. Allagato e inaccessibile il sottopasso della stazione dei treni. All'aeroporto di Brindisi alcuni voli della mattina hanno subito pesanti ritardi, mentre altri sono stati fatti atterrare all'aeroporto di Bari. Infiltrazioni d'acqua e allagamenti pure negli ospedali, sia al Perrino di Brindisi che al Vito Fazzi di Lecce. Per fortuna, al momento, non si segnalano vittime, ma solo gravi disagi un po' ovunque. E adesso toccherà fare una stima per comprendere l'ammontare esatto dei danni.